145, 150. Qua invece c'è la mappa del villaggio delle zucche. Ciao gente, oggi vi ho portato davvero su un posto fantastico. Mi trovo a Villorba, nelle campagne trevisane, ad un passo dal Montello, e siamo qui nell'azienda agricola biologica e biodiversa Nonno Andrea. Un agriturismo fondato negli anni 90 dalla famiglia Manzan, dove coltivano e lavorano frutta e verdura a livello biologico e soprattutto una lavorazione a livello circolare. Infatti nulla viene buttato via, tutto viene riutilizzato. Oltre a coltivare e lavorare ortofrutta, fa anche vasetti e fa dei piatti meravigliosi con questi prodotti coltivati da loro all'interno dell'agriturismo Nonno Andrea. Oggi vi ho portato esattamente nel villaggio delle zucche, che viene allestito tra il 29 settembre fino al 31 di ottobre, e vi porto a scoprire questo meraviglioso mondo. Prima però di portarvi all'interno del villaggio delle zucche, vi ricordo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale David Pericinotto Cuoco. Qui con me abbiamo Carlo Giustini, che è il responsabile marketing dell'azienda Nonno Andrea. Ciao David, ti porto a fare un giro. Chi è Nonno Andrea? Chi siamo? Cosa facciamo? Siamo un'azienda agricola, biologica, biodiversa, nata con poco, da conduzione familiare, dalla famiglia Manzan. Negli anni siamo cresciuti, adesso siamo un'ottantina di persone che lavorano qui tutto l'anno, abbiamo un agriturismo, abbiamo uno shop, ci divertiamo a fare questi eventi in mezzo alla natura a seconda della stagionalità, siamo anche fattoria didattica, quindi sono un bel po' di cose qui da Nonno Andrea. E qui dietro di me potete vedere una zucca gigante fatta di zucche, ok? Per farla ci abbiamo messo circa una settimana di lavoro intenso, fatta con circa 10.000 zucche, varietà Casper White, sono quelle bianche bellissime che vedete, quindi una piccola opera d'arte naturale. Dentro al villaggio si trovano oltre 150.000 zucche di nostra produzione. E cosa ne facciamo di tutte queste zucche? Questi bellissimi allestimenti, ovviamente, poi tante vengono vendute. Quelle che non riusciamo a vendere, poi a fine del villaggio le doniamo ad associazioni, a scuole che ne fanno richiesta. Abbiamo anche in essere un bellissimo progetto con il quale trasformeremo le zucche, quelle più danneggiate, in carta, con cui faremo anche le confezioni di regalo di Natale. Attenzione che passa il trenino. Pensate che ci sono ben due trenini che girano intorno al villaggio. Quindi una cosa poi fondamentale del villaggio delle zucche è sicuramente l'area food. Qua ci troviamo in mezzo a uno dei nostri frutteti al coperto, dove si mangia dalla colazione al pranzo agli spuntini. Ovviamente gran parte a base di zucca, quindi risotto con le nostre zucche, la pizza alla zucca, le schiacciate con la zucca, ma la cosa più interessante sono anche tutti i dolci, cioè il famoso ormai cappuccino alla zucca, i muffin alla zucca, cookies, quindi veramente un mondo a base di zucca. 140. Cioè, guardate quanta gente c'è all'interno. Eccoci qua. Ok David, ti ho portato un po' di specialità a base di zucca. Cookies con zucca e cioccolato. Il nostro famoso muffin, sempre la zucca e cioccolato. Questa qui è la nostra torta crostata con crema pasticcera alla zucca, fantastica. I panini li facciamo ovviamente tutti quanti con pane alla zucca, ed eccolo qua. Non puoi non venire al villaggio e non provare il cappuccino alla zucca di Nonno Andrea. Bene, assaggiamo il cappuccino alla zucca. Mamma mia, buonissimo. È una crema di zucca dolce con sopra della panna e una spolverata di cannella. Veramente molto molto buono. Quindi poi tutti i giorni al villaggio, oltre agli artisti circensi, giocolieri e quant'altro, c'è anche musica dal vivo, sia al mattino che al pomeriggio, dal country al folk alla canzonetta italiana, quindi è sempre bello venire qui, sia al mattino che al pomeriggio si trova qualcosa da vedere.
Un'altra particolarità del villaggio è che tutti quanti i giochi, oltre che essere fatti con le zucche, sono fatti anche con legno, sono giochi di una volta. Perché? Il concetto del villaggio è questo: in un'epoca sempre più digitale, tutti sempre con lo smartphone e quant'altro, è bello tornare a giocare anche con le cose di una volta. Quindi è bellissimo vedere i bambini divertirsi con questi giochi di un tempo, è veramente una figata. Quindi poi, come vedete in giro, gli allestimenti sono a tema campagna, a tema rurale, quindi tanti pensano magari alle zucche come una cosa di Halloween e basta. C'è anche un pochino di quello, però qua soprattutto è un omaggio alla zucca e al mondo della campagna nel quale siamo immersi e dal quale veniamo. Eccoci davanti a una delle cose più carine che ci sono magari qua dentro al villaggio. Un'altra installazione completamente naturale è un labirinto di mais, molto grande, quindi c'è magari qualcuno che è ancora qua dentro dal primo giorno, no scherzo, si riesce a uscire, però è parecchio grande quest'anno il labirinto di mais, è una cosa che piace tantissimo. Come potete sentire non ci sono solamente italiani, ma c'è veramente una clientela internazionale. Vabbè ragazzi, adesso mi sono veramente perso, devo chiamare per telefono Carlo perché veramente è grandissimo sto posto qua, bello. Magari c'è anche la tana del bianconiglio qua. Qui ci troviamo invece nella parte un po' più spaventosa, però allora oltre a essere spaventosa, qui lo chiamiamo il villaggio spaventoso tra i fagioli magici, perché quelle che vedete sono corsie dei nostri fagioli che coltiviamo e quindi anche qui immersi nella natura, in un'atmosfera particolare, però legata alla campagna sempre. Facciamo tutte piante di fagioli. Trattori storici. Il corvo, magari andiamo a vedere anche il castello delle streghe, sì. Qua con le streghe che hanno la testa di zucca. Ci troviamo in un altro posto particolare del villaggio, queste qua sono due piscine, una riempita di mais e una riempita di paglia, quindi più naturale di così i bambini vanno matti. Bene, quindi abbiamo ben due trenini che fanno fare il giro del villaggio, come ogni treno che si rispetti ci vuole la sua stazione, quindi il trenino parte da qua. Qua in mezzo al nostro frutteto di varietà antiche c'è anche questa esposizione di zucca da record di varietà Atlantic Giant. Sono la varietà di zucche più grandi che esistono al mondo e tra l'altro c'è anche quella che al momento è, oltre che il record nazionale, è il record mondiale 2023, la zucca più pesante del mondo, del team Petrelli, che pesa la bellezza di 1184 kg. Guardate la grandezza di questa zucca, 1184 kg. Quindi questo che abbiamo qua dietro è un'installazione che c'è tutto l'anno, è un percorso avventuroso, la cosa bella è che i bambini si divertono sopra tronchi di alberi che ne abbiamo recuperato, sono quelli caduti nella tempesta di Vaia, che quindi qua trovano una seconda vita. La nostra cucina dove prepariamo tutti quanti i nostri vasetti, composte, creme, sott'olio e quant'altro. Vediamo Willy, il grande Willy, al lavoro con la RoboCubo, che è una macchina che ci consente di cucinare a basse temperature così da mantenere insomma vive tutte le proprietà della frutta e della verdura. La zucca, nostra zucca biologica striata, e la sta preparando per poi passare nella RoboCubo per andare a fare il cappuccino di zucca. La zucca preparato con la nostra zucca striata e la nostra zucca delica e latte di mandorla e i nostri aromi.
qui siamo nel nostro shop, dove appunto vendiamo, oltre alla parte di fresco, tutti quanti i nostri vasetti trasformati. Qua vicino ad esempio vedo un bellissimo risotto, questo qua al radicchio, con il radicchio disidratato, il nostro tra virgolette dado, ma è un mix di spezie, di sapori fatti da noi, le birre, le composte, i sottoli, quindi tutto quanto si trova qui nel nostro shop. Allora, queste qua sono verdure che noi laviamo e tagliamo e prepariamo nelle nostre cucine, così anche per chi ha poco tempo magari per cucinare, insomma, però ha la possibilità di mangiare verdura fresca ogni giorno. Cosa interessante, dice, ah, usi plastica. No, no, non sono di plastica, questa qui è tutta compostabile, è bioplastica anche il packaging. Quindi poi collaboriamo anche con aziende agricole del territorio, della zona, insomma, che, dove prendiamo formaggi e anche insaccati, insomma, varie cose che non produciamo noi direttamente, ma abbiamo queste collaborazioni. Allora, questi che ho in mano sono magari dei prodotti carini, simpatici, che abbiamo fatto soprattutto per far mangiare la verdura ai bambini, ma non solo, perché sono buonissimi, sono i nostri ketchup, quindi quello arancione a base di zucca, il classico al pomodoro, questo un po' piccantino, quello verde, e questo qua ovviamente color radicchio, è fatto con radicchio rosso di Treviso. Torte che prepariamo noi ogni giorno, vengono fatte nel nostro agriforno. Questa qua è interessante, questa qua è completamente vegana, quindi c'è anche un'attenzione verso appunto questo importantissimo target. E biscotti di nostra produzione, fatti sempre nel nostro agriforno. E qua ci troviamo poi nello spazio che è del nostro agriturismo. Un'altra cosa carina che prepariamo sono ovviamente le nostre birre, ok, con materia prima coltivata nei nostri orti, essiccata, mandata a un microbirrificio qui locale che ce la trasforma e crea queste birre. Birra radicchio rosso di Treviso, ovviamente adesso è il periodo di zucca, la nostra birra alla zucca, birra con le nostre fragole, con i peperoncini, con il mais e con l'asparago bianco, la mia preferita. Abbiamo anche dei progetti sociali, collaborazioni di cui andiamo orgogliosi. Queste qui sono cassettine che usiamo per i regali, per Natale, per Pasqua, insomma per un semplice regalo. Sono fatte con bancali recuperati e trasformati, fatti da ragazzi con disabilità di Areb Sociale qua di Villorba. Solidale di cui andiamo orgogliosi è tutta la linea cuore fondente di nonna Andrea, ovvero una linea di prodotti che sono etichettati da ragazzi con autismo della Fondazione Oltre Labirinto Onlus di Treviso. Questo che ho tra le mani è proprio il nuovo arrivo, questo è un gin sartoriale alla zucca. Questo qua è fatto da proprio chi fa gin sartoriali, quindi Cillario Marazzi, a cui noi mandiamo la nostra materia prima, e in questo caso loro con la nostra materia prima fanno questo, che è un gin che è spettacolare. Bevuto anche così liscio, è qualcosa di eccezionale. Questa che vedete qui è ovviamente una verissima Fiat 500 trasformata in gelateria. Il gelato viene fatto dai ragazzi con autismo della fondazione e il ricavato serve a finanziare i loro progetti. Ecco arrivata la birra. Assaggiamo la birra. Veramente una buona birra, bella gustosa, beverina, buona. Sfoglia di zucca con cavolo nero. Questa qua è una sfoglia con zucca, cavolo nero e spezie. La pasta ricorda molto una lasagna, solamente che è croccante. All'interno ci sono dei cubetti di zucca, dello speck a listarelle, bello croccante, e anche il cavolo nero è essiccato. Proprio una vera e propria mille foglie di verdure e pasta. Veramente buono, gustoso, un bel antipasto.
comunque arrivati i canederli di ricotta e spinaci con sotto una crema di pomodori e peperoni. Canederli morbidissimi, delicati, molto interessante la salsa di pomodoro e peperone che gli dà uno sprint di acidità e che ci sta veramente molto molto bene. Questo è un waffle di ricotta e formaggio con porcini e champignon. Morbidissimo, bello gustoso, sotto c'è una crema di funghi porcini, veramente molto interessante, saporito, e in accompagnamento c'è un po' di polenta molla. Spezzatino di vitello con zucca, spezzatino cotto alla perfezione, accompagnato a questa bella crema di zucca e sopra, per dargli croccantezza, dei semini di zucca. Molto molto buono, fatto veramente molto bene, nonostante la zucca sia dolce, è bello saporito e gustoso. In accompagnamento, per smorzare la cremosità, un altro po' di polenta molla gialla. Massa bon. Arrivato il momento dei dolci, questa qua è la sofficissima, le castagne con crema e cioccolato. Pan di Spagna bello morbido, si sente proprio che è fatto con le castagne, e poi questa cremosità data dal cioccolato bianco, veramente un bel dolce, buono. Sacher, fantastica, Sacher rivisitata con questa bella marmellata di arance che dà contrasto con l'amarezza data dal cioccolato fondente, veramente molto buona. Pan di Spagna bello morbido come piace a me, e sopra questa bella ganache di cioccolato fondente. Gran dolce. Ed ecco qua la birra ambrata alla zucca. Assaggiamo. Bella beverina, fresca. È una birra ambrata con un leggero sentore di zucca, ma veramente molto molto buona. Avete presente quando cucinate la zucca, o comunque la zucca al forno? Ecco, ha quel leggero sentore di zucca cotta al forno. Buono. Gelato alla zucca. Veramente molto buono. E poi c'è questa leggera nota di cannella. All'interno c'è anche la nota croccante data dall'amaretto. È veramente un bel gelato, buono, interessante. Io una volta che assaggio il gelato alla zucca, e devo dire che è veramente molto buono. Qua c'è la mappa del villaggio delle zucche. Pronti? Ok, entra il mio fischio. Sinistra! Forza, rialzati! Forza, ricominciate! Rialzatevi! Qui hanno creato uno shop dove si possono comprare delle zucche, ma anche vasetti, sottoli, marmellate, anche birre. Veramente molto interessante.
Non Andrea è tutto, quindi Carlo ci salutiamo. Grazie, tanto grazie per essere passato, per averci fatto visita. Grazie a te di questo meraviglioso giro e tour, anzi, che mi hai fatto fare, che ci hai fatto fare all'interno del villaggio delle zucche e non solo, di tutto l'agriturismo Non Andrea. Quindi a sto punto vi invito a passare di qua. Mi puoi dire gli orari? Sì. Allora, il villaggio delle zucche è aperto tutti i giorni fino al 31 ottobre, sarà chiuso solo il 17 ottobre per riordino. È aperto dalle 9 del mattino alle 8 di sera, trovate i biglietti su www.nonnoandrea.it. Non Andrea poi è aperto tutto l'anno, dal lunedì al sabato, con l'agriturismo e con lo shop. Bene, ciao a tutti e ciao naturalmente da Nonno Andrea. Bene ragazzi, il nostro tour all'interno dell'agriturismo Nonno Andrea e comunque all'interno del villaggio delle zucche è terminato e quindi spero vi sia piaciuto questo mini tour. Naturalmente ricordatevi di mettere like alla pagina e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!